Ormai è finito l'YCS, è iniziato il nuovo formato, è entrata in vigore la banlist, ho fatto la tier list che per voi è uscita un paio di giorni fa e direi che, dato che non stiamo entrando alla fine in un nuovo formato del quale non conosciamo nulla a tutti gli effetti, io direi di buttarci e fare qualche scommessa per quanto riguarda i mazzi più giocati. Che dite? Incominciamo? Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video dei 7 mazzi migliori per quanto riguarda il formato di febbraio barra inizi di marzo, e poi a marzo farò altro sicuramente per quanto riguarda questa classifica. In ogni caso, comunque, il formato post-banlist di febbraio 2023 e anche ovviamente post-Photon Hypernova. E in un certo senso post trapolatrice, che alla fine uscirà brevissimo, mettiamola così. Ho selezionato 7 mazzi che sono presenti qua sopra e li ho posizionati in base alla potenza che avranno, alla forza che avranno in questo formato, secondo me. Ovviamente si rifà alla tier list, quindi se avete dei dubbi andate a vedere la tier list. Al settimo posto ho inserito Naturia. Naturia è un mazzo, è l'unico mazzo che può effettivamente sfruttare bene gli Shizu senza dover soffrire dalla loro limitazione, a differenza di Tyr. È un mazzo che comunque già prima era abbastanza viabile, Linkabul in pieno formato Tyr 0 fece una top con Naturia, quindi non vedo per quale motivazione il mazzo debba fare schifo, onestamente adesso. È interessante, ha delle giocate veramente forti, un mazzo sincro che può negare praticamente di tutto, quindi onestamente io ci punterei. Non costa tantissimo, si può fare, i Vernalizer sono ottimi, sono un buon engine da utilizzare anche per eventualmente altri mazzi, io ci penserei al posto vostro. E voi che avete Naturia, che cosa ne pensate? Vi convince il mazzo? Sesto posto per Tier Lamence. Diciamo che questo è più un punto di domanda, perché io sono dell'idea che Tier Lamence sia abbastanza giocabile. Il punto è che si basa troppo sulla fortuna, adesso è ludopatia turbo, provo a millare i nomi per farli partire, risolvere e fare giocate. È una cosa che onestamente non mi convince perché tutti i mazzi ludopatia turbo ad un certo punto rischiano di fare male. Secondo me il mazzo è stato ittato veramente tanto, cioè è un dato di fatto che è stato ittato veramente tanto, ma è quel tanto che ti fa rimanere da un lato sul potrebbe essere giocabile e dall'altro come è una merda totale. Onestamente, io sono nel mezzo. Sicuramente Tier Lamence è comunque un mazzo valido, è comunque un mazzo utilizzabile, però onestamente io aspetterei 2 secondi a dire che possa essere effettivamente rilevante nel formato, ecco. Quinto posto, Labyrinth, si è già visto al YCS di Lione. Ha fatto tipo 2 copie in top 64, una ora non mi ricordo sinceramente. E il formato di Lione era con Tier Lamence, era con Flounder pre-banlist. E quindi dal momento che ha fatto top già al YCS di Lione, dal momento che il mazzo non è stato ittato, ma anzi ha ricevuto un supporto direttamente, ovvero la Big Welcome, potrebbe essere un ottimo mazzo per quanto riguarda questo formato. Sicuramente non economico, tutt'altro, un mazzo che costa veramente tanto, però un veramente ottimo mazzo, un ottimo tier 2 da prendere in considerazione. Quarto posto per Sword Soul. Io vedo questo mazzo alla ribalta. Onestamente me lo aspetto come il secondo tier 2 migliore per quanto riguarda il formato che sta cominciando. Il mazzo ongoing second è enorme, il mazzo può permettersi, vince di flex spot, può permettersi tantissimi flex spot che gli permettono di andare contro un po' tutto il formato. Sì, se parti con una mano storta, realisticamente un impermanence sul mostro Sword Soul di turno potrebbe fermarti. Se parti soltanto di Moyè, per dirne una, fai normal Moyè, effetto rivelo una carta X, ti fanno impermanence, passi, ma in quel caso hai briccato, cioè è un effettivo brick se tu hai visto normal Moyè, rivelo, giocano un'interruzione e passo. Quindi onestamente ragazzi il mazzo, secondo me almeno, è veramente un ottimo mazzo, è veramente uno dei migliori mazzi che si possa fare al momento. Non costa molto, anzi costa veramente molto poco. Realisticamente si potrebbe portare anche una lista 50 special e vedrò di studiarne una, anzi vedrò di mettermi con Luca Calamita e studiarne una
in modo da farvi vedere una lista 50 special per quanto riguarda Sword Soul, che sia viabile e possiate sfruttare per quanto riguarda il formato. Comunque un ottimo mazzo, un mazzo che vince di Flexpot, che Going Second è veramente forte e che Going First ha una giocata che non fa nulla di che di base, mette 3 interruzioni in croce, però comunque è molto stabile e appunto avendo i Flexpot pescando le interruzioni generiche tipo Ash, Impermanence e cose del genere, può tranquillamente andare a vincere, quindi secondo me un ottimo mazzo sul quale investire. Terzo posto, Sprite, ma più che Sprite, varianti di Sprite. Ci sono diverse varianti, c'è chi dice che la versione con i Gishki post ban di Elfa sia una merda, va testato anche qui, bisogna vedere, però io comunque in generale qui non intendo specifiche varianti di Sprite, ma intendo Sprite con tutte le sue varie varianti, perché sì, magari Sprite Gishki può veramente rivelarsi un rogue di merda o un for fun, ma per contro ci sta la versione con Tribrigade che potrebbe rivelarsi come un tier 2, ci sta un'altra versione con i Runic che potrebbe rivelarsi come un tier 1 e così via. Insomma, un miscuglio di tutte queste varianti di Sprite rendono Sprite, secondo me, il terzo mazzo migliore del formato. Non sono d'accordo minimamente con la gente che dice Elfa è stata bannata, quindi Sprite morto. Non è così, assolutamente. Io sono dell'idea che il ban di Elfa andrà ad incidere in maniera veramente marginale su Sprite, perché paradossalmente, secondo me, il ban di Elfa fa più male agli altri mazzi che a Sprite. Quindi, sinceramente, io Sprite lo vedo abbastanza bene. Ovviamente andrà cambiata la versione, non si potrà giocare Sprite puro, si dovrà giocare Sprite come engine di accompagnamento per altri mazzi, però, secondo me, al momento, sicuramente rivedremo uno Sprite Runic che torna in gioco, che torna in giro, così come Sprite Tribrigade, secondo me, è tuttora un'opzione molto valida, Sprite Melfi volendo, se volete, oppure c'è comunque da testare Sprite Gishki, che comunque, nonostante il ban di Elfa, potrebbe rivelarsi un ottimo mazzo. Secondo posto per Kashtira, Kshatrila, mi piaceva molto di più Kshatrila. Vabbè, nel caso Kashtira, ragazzi, è un mazzo che io continuo a ritenere che faccia schifo, detto in tutta onestà. Un mazzo che si prende in Nibiru, si prende una qualsiasi cosa e lo ribalti. Il punto è che è la novità, è un mazzo che costa un botto e che sicuramente verrà giocato tantissimo, almeno all'inizio. Non posso negare che il mazzo al momento sicuramente vedrà tantissimo gioco, principalmente per status, mettiamola così. Io penso che il mazzo verrà giocato non perché è forte effettivamente, ma perché è Kashtira e si è parlato benissimo di questo mazzo. Sicuramente influisce sul posizionamento del mazzo il fatto che Ferrir sia una carta generica, ma non solo. Il mazzo comunque può permettersi un macrocosmo con le gambe, che sappiamo tranquillamente quanto possa essere problematico, e inoltre ha una combo che gli permette di bloccare le varie zone. Realisticamente, se gli entra tutto ed è la mano perfetta, ti può bloccare tutte e 5 le zone mostro main, quindi diventa abbastanza problematico. Il punto sorge nel momento nel quale poi li tiri Nibiru, li tiri Kaiju, li tiri qualcosa e un mazzo non ti fa nulla. Certo, se hai un mazzo che soffre particolarmente da Rise Art, la situazione non è molto bella, anche perché Rise incomincia ad attaccarsi alla roba dalle bannate, anche dalle bannate dell'avversario. Però ragazzi, secondo me il mazzo all'inizio verrà giocato solo per questo, quindi questa posizione è data semplicemente dal fatto che il mazzo, secondo me, farà cagare, però è Kashtira, quindi verrà giocato per forza. Primo posto, io continuo a vedere Branded Despia come il mazzo più forte per quanto riguarda questo formato e anche i prossimi, perché da Cyberstorm Access arrivano altri supporti e sono veramente forti. Ragazzi, il mazzo è fortissimo. Ha un Going First che può sembrare nulla di che, ma ragazzi, mettere doppia maschera non fa schifo come cosa, così come anche eventualmente mettere Guardian Chimera che spacca pesca, mettere Mirogid che banna, sì ok, sono interazioni che sono un po' meh, però tante giocate veramente sbagliate, la giocata di Expulsion con il coso di Ra, insomma, che non fa specialare, non fa evocare tramite tributo, quindi ti eviti anche eventuali Kaiju. Cioè, è veramente, veramente interessante. Bisogna dire, però, che comunque il mazzo non fa effettivamente nulla di che. È una cosa che dico da quando è uscito, da quando
tecnicamente era tier 1 insieme a Flow Wanderers e Swordsoul. Infatti sembra un po' di essere tornati al formato di, diciamo, nazionale più o meno, senza Flow Wanderers, perché se, ragazzi, secondo me Flow Wanderers senza la statua non ne può. Quindi sembra un po' di essere tornati indietro. Io all'epoca dicevo che effettivamente il mazzo non mi convincesse perché non fa nulla di che. Adesso cosa è cambiato? È cambiato il fatto che sono usciti tantissimi supporti e che sicuramente il mazzo abbia un going second infallibile adesso. Il going second di questo mazzo è infallibile, ragazzi. È fortissimo, ribalta qualsiasi board, letteralmente. Anche se ti prendi Ash su Branded Fusion, tu riesci comunque a ribaltare probabilmente. Inoltre il going first è migliorato. Per quale motivazione? Perché banalmente con Lubellion ti vai a setappare un pesco 1, uno shuffler e uno spacchino, che non è per niente male come cosa da monocarta. Ti fai setappare sicuramente Albion al cimitero, che in end phase ti flotterà e ti porterà o Banishment oppure Expulsion. Ti vai a prendere la trappola, Branded Beast, che poi ti va a mettere anche la magia continua, Branded Regained. Quindi ragazzi, è veramente molto stabile, molto forte. Secondo me è veramente il mazzo migliore per quanto riguarda il formato di febbraio, insomma il formato post-banlist 2023. Ragazzi, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate e quali sono le vostre idee per quanto riguarda questo formato. Noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi.